Buongiornissimo ragazzi, mi sono appena svegliato, ho aperto gli occhi di puttana ora. In questo momento sono le 8 e 17. In questo momento un'altra persona starà preparandosi perché alle 9 c'è il treno. È un mio carissimo amico, starà una settimana da me e ci divertiremo, faremo le belle cose. E niente, lui alle 9 ha il treno. Ve lo presenterò perché vi starà molto simpatico sicuramente. Sono alla stazione, sto andando a prendere a Geco. Il treno ovviamente è in ritardo, doveva arrivare alle 19:05 e sono alle 7:15. Comunque, giusto a titolo informativo, sto usando le scarpe nuove. Porca vacca. Oh ragazzi, è porca vacca. Madomiche, sono bellissime. Ok, dovrebbe essere Roma Termini, binario 7, e doveva arrivare alle 19:05, 50 minuti di ritardo. Un cazzo è sto binario 7? Il treno non c'è. Che palle. Vorrei fare una domanda a tutti quelli che utilizzano il treno, ma vi è mai capitato di arrivare in anticipo col treno? A me mai, solo ritardi. Che cosa comica. Vietato calpestare le aiuole. Altri youtuber in questo momento li vedresti qua a saltellare. La comicità, signori, eh. In ogni caso siamo al binario 7. Vabbè, mettimi che deve arrivare quello di Roma. E con solo tanti minuti di ritardo, finalmente sta arrivando il treno. Cioè, veramente da lì deve arrivare qui a questa velocità? E dici tu, tanto siamo in ritardo, sono in ritardo, prendiamocelo tutto, no? Eccolo che bell'uomo che è! Ciao, bellissimo! Come cazzo stai? Come è andato il viaggio? Andiamo. Viene da Napoli! Vengo da Napoli, 10 ore di treno e 35, e c'è una persona per cui ho fatto questa cosa che non mi sta tenendo un bagaglio. Ora andiamo a casa e ceniamo. Buongiorno guys, è mattino. Ci siamo appena svegliati. Com'è dormire con me? Esaltante, non c'è mai mancanza d'azione. Ragazzi, ho dormito tutti e due qua, Alla ricerca della cerniera. Allora, visto che ieri sera siamo arrivati a casa, che erano le... A che ora siamo arrivati ieri? Geco non ha visto ancora tutto l'ambaradan, vieni, esci fuori. Com'è questa reaction? Com'è? Tu la mattina ti svegli e vedi questo. Per il posto che è, cioè ti svegli la mattina. Il lago era tutto là. Il lago arrivava, lo vedi quel ponte lì? Il lago andava ben oltre sotto il ponte e continuava dall'altro lato. Non c'è quasi più il lago. L'unica rottura è la luce. È una grande rottura di barbabietola, visto che stavamo giocando. Addio salvataggi. Addio salvataggi. Ho detto, vabbè, dai, facciamo una partita. Dice, vabbè. Come c'è ogni mattina in Africa. Quando sorge il sole. Una gazzella muore. Esatto. È arrivato il momento di fare l'opening pack di un piccolo regalino che mi ha fatto il nostro carissimo, qui bellissimo Giacomino. Che bello quest'uomo. Guarda, dopo 10 ore di treno, tanto sapete che questa passera l'ha fatta niente poco di meno che sua nonna. My grandmother. Cioè, quindi più tipica napoletana di così, non. No, Pensavo tanto peggio, devo dire. Senti l'odore. Bellissimo. Quindi questa è proprio la prima volta che l'assaggi. Assolutamente sì. Non l'ho mai mangiata. Picancuttieddu. Un godetto! Un Un godetto! Il coltello affonda da solo. Però non ho preso i piattini. No, vabbè. Ma è morbidissima dentro. È spettacolare più che altro. Ma prendi un piattino! Perché non va bene? No! È una persona viziata. È una persona che gli piacciono i piattini. Allora deve prendere i piattini. Tra l'altro, faccio ancora. Sto dormendo in realtà perché lui mi ha fatto dormire benissimo. Devo dire, una notte con lui è passione.
C'è tanta passione. Che stai dicendo? C'è tanta passione in quello che ha fatto. Vero? Sono d'accordo. Comunque quando parli ai miei amici che in questo momento ci stanno guardando fare colazione, tu li devi guardare. Io l'ho guardato. Li ho guardati? Bravi, vi devo guardare. Sì. Sei pazzo. Sarei potuto morire. È troppo bello. Che buono. Questa parte è bellissima. Am yam. Torniamo al video, grazie. È buona. È buonissima. Non capisco un cazzo del sapore, però. Raga, ve lo dico in italiano. Chistia, tipica pastina voluto. Due fritture. Due fritture, fritture francese. No, due fritture napoletane. Il primo assaggio lo faccio così a crudo. Monciocci con un cazzo con i dolci nostri. Noi in Sicilia, ricotta a manetta. Mm. Anche in molte cose napoletane c'è molta ricotta. Non va, è buonissimo. Dentro è morbidissima. Digli a tua nonna, a Palermo ti hanno amata. Sofì, vieni a provare sta pastina napoletana, la tu fai tu. Dove provare un pezzettino piccolino. L'ha fatta sua nonna. Prova. Come? Come? Che sei la cucina napoletana. Porca non potete sbagliare. Questa è la madre di mia nonna che gli ha dato la ricetta e a lei prima ancora. Ti faccio la festina. Me lo peggio. Devo provare la mia fettina. Con latte e la morte sua. Vai cin cin di latte. Stiamo facendo per la prima volta colazione insieme, ragazzi. Cioè, proprio i momenti magici. Io sono per la condivisione di queste cose. Voi no, raga. Te prendi un pezzettino perché sennò me lo butto addosso. È la morte sua con l'arte. Porca vacca. Non mi aspettavo questo sapore. Tipico dolce. Che non ti serve, perché a me non fanno impazzire i dolci. E soprattutto neanche a me fanno impazzire. È diversissimo perché il napoletano ha preso di più dalla Francia. Dal voi al posto del lei. Parole come boite, che so sia francese sia napoletano. Boite. A boite sarebbe. Sì, lo so, botta, da noi è a boite. Voi non usate l'ultima lettera. Tendete a finire tipo a boite. Noi proprio le enfatizziamo a boite. Ci sono le vocali chiuse e le vocali aperte. Per parlare il siciliano, tu le devi. Come il palermitano, perché il catanese è molto i. Esatto. Mare. Tipo peri. Invece in palermitano dice piere. Sono il primo a cui dà fastidio quando sento arancino. Ti dà fastidio arancino. L'arancino si chiama arancina e non arancino. Vi spiego il perché. Perché la forma dell'arancina è a forma di arancia, non a forma di arancio. Perché fare un bonsai di riso, capite bene, friggerlo è un casino. Ma perché non fate come noi napoletani e fate prima? A valle riso. No, l'arancino è quello che fanno a Messina con la punta. Esatto. Fa schifo. Infatti fa schifo, non lo sanno fare. Invece l'arancina è quella rotonda. È quella rotonda. Perché arancina è una palla, cioè voglio fritture, ballerini. Non sei venuto a Santa Rosalia? Quando è Santa Rosalia? Inizio dicembre. Ma è Santa Lucia, se appunto. No, stai zitto. Santa Lucia, Santa volevo dire. Rosalia. Santa Rosalia. Quando è Santa Lucia? Ma
13 dicembre, voi festeggiate? Fate, mamma, che facciamo il 13 dicembre? Vieni, spiegalo. Siamo proprio il vero palermitano. Comincia a mangiare, diciamo, dalle 6 del mattino. 4 arancine, magari, 5, 6. E finisce la notte, diciamo, dopo la mezzanotte. Diciamo, stravolgiamo le feste. Poi c'è la lucciotta con la crema gialla, con la cioccolata bianca. La cucina è mischiata, no? Tutte queste cose. C'è chi fa il gatto di patate, con tritato, piselli, prosciutto, formaggio, eccetera, eccetera. In 24 ore, allora, i bar, ti porterò in questi giorni comunque in un bar e vi porterò anche a voi nei prossimi video, rimanete aggiornati e ti farò vedere i bar come sono attrezzati da noi. Ci sono tantissimi pezzi di rosticceria, dalla pizzetta al calzone, l'arancina, un bordello di roba. Se tu ci vai a Santa Lucia non c'è nulla di tutto ciò se non solo un bancone, migliaia di arancine. Tutte diverse. No, tutte diverse. Quando dice migliaia, migliaia. Ci sono bar che vendono anche sulle 10.000 arancine. Sì. In quella giornata. Al giorno. No, in quella giornata. In quella giornata. Perché solo quel giorno. L'arancina con gli spinaci non la trovi. L'arancina al tonno, salsiccia, funghi. Cioè, quando tu vai a Santa Lucia ai bar è solo arancina e cuccia. Tu vedi, che ne so, un bancone di 3 metri. Tutto pieno, primo e secondo piano, di arancine. Fanno solo quelle. E a Santa Lucia vendono un casino. Perché la gente fa colazione, pranzo e cena con le arancine. E credimi, queste arancine sono anche più buone delle arancine normali. Anche se non sono le originali. Io sinceramente amo, adoro l'arancina con la salsiccia. Ma non la fanno. Io dico, ma perdonami, no? Perché devi aspettare solo il 13 dicembre per farle? Da noi fanno solo l'arancina con carne e al burro. Da qualche altra parte puoi trovare qualche altra cosa, ma è molto raro. Il 13 dicembre sfornano a manetta. E vedrete, noi infatti a Palermo facciamo schifo. Quando ero piccolino... Facciamo schifo a Palermo. No, quando ero piccolo mio padre una volta... Ci sveglia mio padre alle 9. Colazione! Ed è arrivato con un vassoio con 20 arancine per 4 persone. Poi mio padre è risceso, ritorna con un vassoio un po' più grande. Pranzo! Madonna, che cosa hai preso? No, picchiamo un'andicchia di cucina. Ma un'andicchia quanto? 3 kg. Ragazzi, oggi abbiamo scoperto le... Che lo so. Ma hai dormito così bene? Ho dormito così bene. Oh, questo hai dormito... è il mio orecchio sinistro. Hai dormito bene. Sì. Russi un pochino. Poco. Giusto un pochino, non tanto. A intermittenza poi. Perché tu non è che tipo russi, tipo uno si abitua al ritmo, capito? È perché dice uno si abitua al ritmo. Tipo mio nonno, io ho vissuto sempre con lui che è russa. È russa sempre nello stesso modo. Lui non russa così. Lui non russa tipo cambia ogni 2 secondi. Esatto. Cambia tipo traccia sul disco, no? Fa tipo... Poi tipo... Però è bello. Puoi fare un video di 8 ore dove ti riprendi mentre dormi. Esatto. E lo pubblichi. Lo volete questo video? Posso fare un timelapse? A 10.000 mi piace. Ragazzi, è stata buonissima, ragazzi. Comunque, fatemi sapere se qui sotto nei commenti vi piacerebbe vedere altri di questi video chiacchiericci, no? Dove raccontiamo a questo brutto napoletano. Salve. Una cosa bella dei napoletani, sapete qual è? Che abbiamo tutti la barba obesa. No, la barba obesa ce l'hai solo tu. Lui ha la barba proprio da classico obeso americano. Io ci ho scritto McDonald's sul petto. Stai facendo? Ripresa a cazzo di cane. Ah, ok. Sto riprendendo da oltre 30 minuti. Infatti è un bel video di me. Oh, questi video sono belli. Quanto è stupido quel che, vi giuro, ragazzi, quanto è stupido quel che. Ti ha risposto. È un cretino. È un cretino. Cioè, io vi giuro, io amo i cani. I cani sono la mia vita, i cani. Però oggettivamente quanto è stupido quel cane. Niente, portamelo qua, dai. Tanto per farvi capire, guardate. Se questo glielo lancio troppo lontano, guardate. Non lo trova! Non lo trova! E l'aveva 2 centimetri, l'hai visto?
L'hai visto quanto è cretino? L'hai visto? Tu il cane cretino! Vabbè, raga, guardate, si mette con la bocca sulla mano. Non sa neanche lui che deve fare. Mi dai quello, scemo. Di questo cane io amo la perspicacia. È un cretino. Ma guarda come ti guarda. Metti, ma, poi si gira e ti guarda. Guarda come ti guarda. Amore, però. Stai dicendo, ma dove me l'avete tirato, stronci? Merde. Non ci vedo. Ma... non c'è gli occhi. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Questa settimana Jacko sarà tutta la settimana qui insieme a noi. E nulla, vi voglio bene e ciao ciao.